partigiani ci hanno provato, vista come finita, io individualmente comunque vado a prendere i soldi dove ci sono per dare a chi ne ha bisogno. E in questo Spartanzini fu emblematico, cioè non ha mai usato un'arma vera nelle sue rapine, insomma, o erano finto, non ce l'aveva proprio. Chiaramente poi il mito veniva alimentato dalla cronaca, dai giornalisti di cronaca, perché aveva dei motivi molto concreti e coloriti, cioè uno che l'indomani manda un mazzo di rose alla cassiera perché si è spaventata e quasi svenuta dicendo io mi scuso, non volevo spaventarla, è ovvio che dopo la cronaca locale ci si butta sopra dicendo beh ma basta che cosa fanno per lui, e così tantissimi altri dettagli che hanno creato il mito. Peccato poi che il mito si sia fatto tutto verso la sua vita in galera senza aver mai sparato a nessuno, cioè a furia di tentare di evadere ha accumulato talmente tanti anni che se ne è fatti almeno 35 e